SLA, sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che porta alla perdita dei neuroni deputati al movimento. Tutto diventa difficile, anche parlare, deglutire, respirare. Ma perché succede tutto questo? Con precisione ancora non si sa, ma per la prima volta al mondo è stato identificato il killer molecolare che uccide questi neuroni. Si tratta di una proteina mutata che tende a formare degli aggregati tossici per il cervello. Una sorta di colla che blocca il sistema nervoso centrale. La scoperta viene dall'Università del North Carolina ed è stata pubblicata sulla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze. Questo studio mostra come la malattia sia il risultato finale di una cascata di eventi che coinvolgono le cellule destinate a degenerare. Al momento non esistono trattamenti farmacologici per la SLA. Purtroppo no, disponiamo di pochissimi strumenti terapeutici e speriamo davvero che il futuro ci dia delle novità positive. L'esperimento, fatto al momento solo su cellule di laboratorio, potrebbe aprire nuovi scenari sia in fatto di terapie che di prevenzione. Inoltre, il meccanismo scoperto ha molte somiglianze anche con altre malattie neurodegenerative come Alzheimer o Parkinson. Ovviamente dovrà trascorrere ancora molto tempo per passare dalla ricerca di base al letto del malato.